Buche, ancora buche. L'asfalto gruviera è ovunque, si va da buche piccole e insidiose a voragini pericolose. Le squadre della manutenzione stradale sono al lavoro tutti i giorni. Rimediano ai danni del fondo stradale tappando i buchi con asfalto a presa diretta. Ma la soluzione non sta nella manutenzione, ordinaria o straordinaria che sia. Il problema è a monte, riguarda la mescola usata per asfaltare le strade. Puntualmente una giornata di pioggia crea crepe profonde e il passaggio di automobili e mezzi pesanti sfalda la copertura del manto. Veramente sarebbe davanti tutta la zona dell'undicesimo, però ci sta cercando di chiudere qua perché ci chiamano spesso. Abbiamo chiesto ad un esperto, ovvero uno dei 700.000 motociclisti romani che le evitano tutti i giorni, cosa bisogna e non bisogna fare di fronte ad una buca. Le condizioni guidando a Roma sono sempre le stesse, anche sia che si vada con un motorino che si sia in sella ad una moto. Sostanzialmente il problema delle buche è un grosso problema, veramente, grosso come quelle che stanno a terra, direi. Nel 90% dei casi si rovina, diciamo, il mezzo, il motorino. Può andare anche peggio, cioè si può cadere, soprattutto se si affronta una curva e poi si trova una buca al centro della curva mentre si gira. Quasi sempre si rischia di cadere. Secondo me, quando ci si trova in prossimità di una buca, non bisogna mai tentare di frenare per evitarlo a tutti i costi, perché poi se si finisce nella buca frenando c'è un peso ancora maggiore sulla moto e si rischia di fare danni ancora più grandi. Sicuramente usare la massima prudenza, moderare la velocità e poi tentare di, se possibile, di evitarla in sicurezza. Ma come ho già detto, quasi sempre ci si finisce dentro e purtroppo bisogna pagarne le conseguenze. Il suo vero nome è John Villa, ma da quasi 30 anni per l'universo della radio lui è Foxy John. Raccontare la sua storia significa saccheggiare la memoria della radiofonia privata. Stavo a una festa e mi avevano chiesto che facevo e avevo appena fatto dei spot pubblicitari televisivi in America. Io ho cominciato a parlare come si faceva lì e subito mi hanno sentito e mi hanno detto: senti, lo sai che sono iniziate le radio private qui in Italia? Ho detto: no, non so niente. Sì, perché non vieni? Ti voglio far vedere. Mi hanno fatto vedere Radio L, che era la prima radio qui a Roma, erano due o tre radio a Roma in quel periodo, con Claudio Casalini, che stava lavorando lì, che lavorava già a Kyo. Abbiamo deciso, ho preso un nome d'arte che era Foxy John, perché al tempo c'era John Volpe, che era l'ambasciatore americano, che si chiamava John Volpe. Da Radio L a Radio Luna, poi dal 79, Foxy John approda sulle frequenze di Stato, inizia la vera ascesa. E io facevo il programma metà in inglese e metà in italiano e questo un po' mi ha caratterizzato e tutti un po' provavano a copiare questo stile in quel periodo, come ha detto ultimamente Fiorello nel suo programma su Viva Radio 2. Il suo stile e la sua voce sono diventate un mito e così anche chi oggi è all'apice del successo come Fiorello riconosce lui un vero maestro. Vogliamo fare una sorpresa a Fiorello. Vogliamo che tu fai la tua vecchia sigla che usavi a Radio Luna con quelle parole, il meglio del meglio, the best in town, stereofonia dolbizzata, tutti si ricordano la mia sigla. Te lo ricordi il parlando, caro buon vecchio Foxy John? Ma non ci credo. Sentila, dai. Dai. Hello, folks. This is Foxy John. From Radio 2, who transmits in stereo with Dolby. Nel suo studio di produzione in cima a via Cortina d'Ampezzo si respira la passione per un mestiere che si identifica con la propria vita. Ciao ciao, salute a tutti da... Le imprese artigiane di Roma sono rimaste senza credito. Lo rivela una ricerca presentata da Artigian Cassa, secondo la quale la quantità di finanziamenti erogati alle imprese artigiane in provincia di Roma è scesa dai 1.091 milioni di euro del 2001 agli 889 del 2002, con un calo del 18,51%, mentre nello stesso tempo a livello nazionale si è registrato un aumento del 4,8%. Per la Confederazione Nazionale dell'Artigianato si tratta di un dato preoccupante. L'artigianato nell'ultimo periodo ha dato prova di grande dinamicità, sia in termini di aumento del numero delle imprese, sia in termini di occupazione, sia in termini di PIL. Quindi c'è una piccola primavera, diciamo, dal punto di vista delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese. Questi dati che provengono dallo studio dell'Artigian Cassa ci mette in seria preoccupazione. Preoccupazione che si fa ancora più rilevante considerato che questa contrazione si registra per le sole imprese artigiane, mentre i finanziamenti concessi globalmente alle imprese romane sono aumentate del 6,3%, un andamento, dicono dal CNA, non giustificato dalla ripresa economica della città. Non si è mai voluta dare fiducia a questo sistema di piccole e medie imprese che invece oggi rappresenta forse la più importante novità economica della nostra città.
Per ogni singola impresa questo significa un finanziamento medio di 13.900 euro contro una media nazionale di 34.900 euro, ma la frenata nei confronti delle imprese artigiane si riscontra anche nel crollo dei finanziamenti a breve termine, scesi del 29%. Questo significa che nel solo 2002 quasi un terzo delle imprese artigiane di Roma si sono viste revocare i fidi concessi dalle banche con una semplice lettera del direttore dell'agenzia.